concerto che definirei un concerto di nicchia, un repertorio inusuale, molto particolare, che andiamo ad esplorare con due flautisti eccezionali, Roberto e Adriana, che suonano in maniera divina brani molto virtuosistici che appunto vengono poco eseguiti, ma che hanno un fascino davvero importante e che credo valga la pena riascoltare. Brani che vengono meno frequentati nei concerti, ma non per questo, se suonati in un certo modo, possono comunque essere di piacevolissimo ascolto. Alcuni appunto basati su sonorità particolari, altri appunto su virtuosismi molto importanti. Adriana Ferreira, che è vincitrice dei concorsi internazionali Nielsen di Copenaghen e il concorso internazionale di Ginevra, insieme a me al pianista Alessio Tiezzi, suoneremo un repertorio molto vario, molto anche divertente direi per il pubblico, perché ci sono cose molto popolari, c'è il Rigoletto di Verdi, ma ci sono anche musiche sudamericane. Come sta proseguendo questa edizione? Sempre con grandissimo interesse da parte del pubblico, anche perché abbiamo artisti in esclusiva nazionale, anche per esempio il 6 ottobre c'è il vincitore del concorso Venezia, Davide Ranaldi, un milanese giovanissimo, 21 anni, eccezionale, e poi abbiamo infine il 18 di ottobre il vincitore del concorso internazionale Busoni di Bolzano, che è questo Hong Park, un coreano eccezionale, adesso ha fatto poco tempo fa il suo debutto alla Carnegie Hall di New York, quindi insomma veramente, e viene da noi in esclusiva qua.